Il problema di avere un colloquio vecchio è quello, oltre ad avere una sensibilità molto più bassa, è anche quello di avere una, diciamo, un pericoloso e rischioso nel momento della... E quando tu dici vecchio, cosa intendi? Quando dico vecchio intendo dai 3 ai 6 mesi. Poi dipende anche da quanto è conservato, la temperatura. Un mese o due può considerarsi... Sì, tranquillamente 2-3 mesi si nota che la sensibilità cala. Infatti io adesso... Accendo le luci. Io di solito con queste luci spegni adesso, povero. No, fortissimo. C'è da trovare anche l'esatto momento di inserire il colloquio nel nitrato d'argento, perché c'è un punto in cui non è né troppo asciutto né troppo bagnato, per cui il nitrato d'argento riesce a fare molto meglio la sensibilizzazione della latra. Ci sono... subito nel nitrato. Deve essere messo quando comincia... Quando incomincia ad asciugare, ma non deve essere asciutto. E quando ancora è liquido, se lo metti dentro il nitrato, se mi si attacca. No, magari si stacca. Si attacca il cuore, ovvio. Attenti, il nitrato d'argento che è assassino sulla pelle, sui vestiti, sui puntini ci sono. Dizer che sei la soluzione di alcol. Ma lo fai per immersione o? No, mescolo in parti, nelle giuste parti, la quantità di colloquio e la quantità di iodizer. No, avevo già visto. Quanti Kelvin sono? Allora, sono dei light 5500 Kelvin. Ma 5500 Kelvin nell'altro. Guarda, Alberto, 15 ml di sviluppo per una circa, 15 mi sono andati su prima. A volte non viene, a volte dice, ci siamo. Vado? Guarda, come ti prendo, metti come devi essere, ti devi prendere il posto. Facciamo 10 secondi, al massimo sto attento. Ah, dai, è tutto a fuoco, era tutto a fuoco. Era tutto a fuoco e là. Sì, fermo là. Dai, fai non circa 8. Va bene, allora fai 12. Pronto? 11. Dai, via tu. Via. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vai. Secondi.
si utilizza una mistura di alcol e solfato ferroso essenzialmente, che viene, diciamo, si viene in, si cerca di dare un tempo fisso di sviluppo e in base a questo tempo fisso di sviluppo poi si agisce stesso. Allora, ecco, ora parte lo sviluppo. Arriva roba già, ancora un po' di posto. Ma no, sta formando. Molto prima. Prima. È venuta su bene. Dopo 3-4 secondi. Sì. Sì. Però, sì, è venuta su bene. Sì, direi che ci siamo quasi, sì. Ora è buona. Sì. Bravo, vieni, aspetta, vieni. No, veramente. Ecco, questa è perfetta, questa è la nostra sviluppata. Ora mettiamo a bagno. Dove è lo sviluppo? Metti una manina qua, tieni subito questo e acqua, non ti preoccupare. Do un colpetto d'acqua a questo. Questa è venuta. Ok, la metto nello sviluppo, nel tessaggio. E il foglietto nero sotto è proprio per poterlo vedere, perché altrimenti vedremo un trasparente. Il tempo quando tutto il colloidio, quando tutta l'emulsione è sparita, si può fermare. Avevo letto dei problemi di overfissaggio, soprattutto nei bordi che vedi, che sono gli ultimi bordi che io verso il colloidio, sono quelli di uscita, sono molto più densi, infatti si vedono che sono in alto a destra in questo caso. Sì. Magari quelli tante volte non si riesce a fissare e rimangono. Collodio è affascinante, è veramente affascinante. Quando si vede siamo coperti. Qualcuno venga dietro con me. Ma è venuto un po' scuro di carnagione anche lei, dico. È inevitabile. No. Ma vuoi vedere la mia? Chiarisco un po'.